Benvenuti gente che svapa, questo è Svapa Essenza, io sono Luigi. Oggi parleremo di un atomizzatore da 30 mm, un tank, forse il signore dei tank. Parleremo del Aromamizer Plus by Steam Crave, un atomizzatore dalle ottime prestazioni, ma adesso lo andiamo a vedere nel dettaglio e poi ne parliamo. Ed ecco l'Aromamizer nella sua confezione elegantissima nera. Il tank si presenta in bella vista con questa apertura a finestra e di lato troveremo anche il disegno dell'architettura interna dell'atomizzatore. Di lato troveremo le scritte con il sito di Steam Crave, con il colore del quale abbiamo scelto l'atomizzatore, le varie scritte di Steam Crave tutto intorno, con il codice del prodotto. Nella parte del retro invece troveremo tutte le specifiche del nostro atomizzatore, troveremo anche una parte che riguarda le varie composizioni di questo atomizzatore che questo atomizzatore può avere, ma poi lo vediamo in seguito, e ci specifica che l'atomizzatore è appunto da 30 mm e quindi da competizione, una cosa esagerata. E lo scratch and check, il codice EAN. E questo, come vi dicevo prima, è il codice del nostro prodotto. Andando ad aprire dalla confezione, troviamo il nostro atomizzatore, il nostro Aromamizer Plus. Troveremo il chiavino per quando andremo a rebuildare l'atomizzatore. Troveremo un adattatore tip, una serie di accessori di ricambio, o-ring e dadini, come oramai quasi dappertutto li troviamo, un tank di riserva e questo simpatico anello per proteggere il nostro tank in Pyrex, che poi lo andiamo anche a provare questo qua perché è bellissimo. In più nella confezione troveremo il manuale con tutta la famiglia Steam Crave al completo, vedete, bello illustrato, con tutte le informazioni per quanto riguarda la rigenerazione e quant'altro. In più, infine, all'ultima pagina del manuale, eccolo qua, queste sono le varie combinazioni per il nostro atomizzatore. Ovviamente sono pezzi che vanno comprati a parte, ma riusciamo ad avere con questo tipo di atomizzatore un tank addirittura da 20 ml di prodotto, ma partendo sempre da un dripper, come ci ha imparato Steam Crave anche nel predecessore. Questo atomizzatore noi lo possiamo usare anche da dripper in questa combinazione qui. Quella che andremo a vedere noi oggi è quella da 10 ml, che è la più classica, standard, diciamo così. Adesso andiamo a vedere nello specifico di che cosa è fatto questo atomizzatore. Ecco qua, come potete vedere l'atomizzatore smontato ha un sacco di parti, ve lo descrivo da quella più alta a venire giù. Eccolo qua, partiamo dal cap completo di drip tip classico in Derrin con questa zigrinatura bella che ci aiuterà anche nell'apertura, e proseguiamo con il cap per il refill. Vedete che belle asole grosse con questa guarnizione interna. Poi scendendo troviamo il tank, questo è quello classico da 10 ml, con il camino, questo è sempre intercambiabile con un altro che non è in dotazione ma che lo fa diventare da 5 ml o addirittura da 20 ml, ma questo non è il nostro caso. Secondo me questo atomizzatore rimane pure inutile
usandolo diversamente da come è fatto. Poi abbiamo la camera con le prese dell'aria con questa sorta di nido d'ape, sorta di paraschizzi, diciamo così, che Steam Crave ha adottato già nella seconda versione del Supreme. Il deck, questa è la novità assoluta di questo atomizzatore, è un postless, cioè senza torrette, senza niente, si mettono le coil in questa posizione e poi si va semplicemente ad avvitare i dadini. Scendiamo e troviamo la presa dell'aria, l'apertura per il liquido e infine la base con la scritta Designed by BJ e il numero seriale. Non so se si riesce a vedere pure il numero seriale, ma comunque ci sta. Eccolo qua. E questo è il nostro atomizzatore. Adesso lo ricostruiamo e vi faccio vedere semplicemente come si fa. Dunque, partiamo subito dal fatto che si può fare anche un dripper con questo atomizzatore e vi faccio vedere velocemente, senza nemmeno mettere la resistenza. Allora, Steam Crave ha dotato il deck di questo, vedete, questa parte dentata, così noi andremo per forza di cosa a inserire in un dato uno specifico spazietto, vedete questo qua, in uno specifico spazietto il deck, semplicemente a incastro in questo modo. Andremo poi ad aggiungere la presa dell'aria in questo modo. A questo punto, invece di prendere il tank con il camino, andremo direttamente a prendere il cap da refill, il nostro cap superiore. Ed ecco qua il nostro Aromamizer Plus in versione dripper. È enorme già di suo così, ma comunque anche questa è una delle sue combinazioni possibili. Andiamo avanti, adesso lo smontiamo e lo ricostruiamo come tank, semplicemente andando ad allacciare il camino in questo modo, andando ad applicare il tank e via, direttamente insieme questi due, e siamo pronti. Adesso lo andiamo a rigenerare e vi faccio vedere com'è semplice. Eccoci qua, andremo ad usare per la rigenerazione del nickel chrome, che gireremo su punta da 3,5, anche perché questo atomizzatore, col fatto che ha un deck postless, ha la possibilità di ospitare delle resistenze belle grosse. In effetti andremo a fare questa coil da nichrome 24 gauge, dicevamo, su una punta da 3,5, facendo oggi 5 spire. Eccole qua. Facciamo la stessa cosa con l'altra resistenza. Adesso non ci rimane altro che andare ad inserire le nostre coil all'interno del deck, cosa che rimane un pochino antipatica, perché per il fatto che non ha le torrette dobbiamo andarci a prendere la misura prima di inserire le coil stesse. Quindi prenderemo la misura in questi termini, diciamo un poco più di mezzo centimetro per le due coil, così poi potremo andarle a posizionare semplicemente in questa posizione e andremo a serrare
il filo prima da una parte, poi dall'altra, in questo modo. La stessa cosa faremo con la coil all'altro lato. Eccoci qua, al lavoro ultimato il risultato dovrebbe essere questo, all'altezza e ben fissato sulla basetta. Adesso le andiamo a provare, le andiamo ad inizializzare. Vi dico subito che è uscita una resistenza da 0,17 ohm, almeno per il momento. Le andiamo ad inizializzare. E andiamo a gestire quelli che sono gli hotspot. Che partono insieme. Siamo pronti per cotonare. Con il fatto che il nostro atomizzatore è bello capiente, abbiamo fatto delle resistenze belle grandi, a noi servirà un bel po' di cotone da poter mettere all'interno, ma senza esagerare, anche perché di solito se poi ne metti troppo di cotone si ottiene il risultato inverso, cioè va in secca perché il cotone è troppo unito, fa troppo tappo e quindi avremo l'effetto inverso a quello che noi vogliamo. Adesso, fatte le nostre due striscette di cotone, io ultimamente sto usando del Muji che mi va più che bene, una buona assorbenza. Comunque andiamo a mettere il nostro cotone all'interno della coil in questo modo e andremo a posizionarla, scusate ma non ve l'ho fatto vedere prima, andremo a posizionarlo in queste, vedete, asole, che sono le prese per il liquido, eccole qui. Quindi andiamo prima ad inserire il nostro cotone, sempre facendo attenzione che faccia un po' di resistenza. Tagliamo il cotone in eccesso. Tagliamo il cotone in eccesso. E facciamo la stessa operazione dall'altra parte. Eccoci, ora andiamo a inserire il cotone nelle asole in questo modo, facendo attenzione da non tappare troppo il buco dell'ingresso liquido, lasciandolo sempre bello vaporoso, così riuscirà a prendere bene il liquido dalla vaschetta in questo modo, in modo tale che sotto, dove, eccolo qua, si vede il nostro cotone, vedete? A questo punto andiamo a irrorare il cotone. Con il nostro liquido, picchiettando così assorbe bene, e andiamo a dare una prima accensione in modo tale da inizializzare anche un pochino il cotone. Ok, reazione ottima. Aggiungiamo un pochino di liquido e siamo pronti a richiudere il cap.
prendiamo il nostro tank e lo andiamo a posizionare, come vi dicevo, all'altezza di queste piccole asole, in modo tale, ecco qua, poi lo svitiamo, parte inferiore con il controllo del liquido e siamo pronti. Carichiamo la vaschetta in questo modo, vedete quanto è pulito il refill. Con queste asole così grandi è molto molto difficile sbavare, quasi impossibile. Penso che per il momento basti. Andiamo a richiudere il cap e siamo quasi pronti. Vi ricordo che quando noi andiamo a mettere il liquido all'interno, questo lucchetto, che è il segno distintivo del fatto che è chiuso il controllo del liquido, al momento del refill deve stare chiuso. E stessa cosa dicasi per quanto riguarda l'aria. Questo è il sistema che va adottato, perché sennò ci piscia dappertutto questo atomizzatore. Ok, siamo pronti per la prova di svapo? Andiamo allora. Eccoci qua per provare il nostro Aromamizer Plus, atomizzatore da 30 mm da Steam Crave. Ragazzi, un signor atomizzatore. Allora, regolazione del liquido indipendente, regolazione dell'aria con queste prese d'aria nidotape che evitano gli schizzi, e sistema anticondensa, tank da 10 ml, una cosa esageratamente elaborata, veramente veramente un ottimo atomizzatore. Steam Crave si è evoluto rispetto al modello precedente, in quanto nel modello precedente aveva utilizzato per la prima volta le torrette in verticale, e qua le torrette l'ha proprio eliminate. In effetti si recupera molto spazio senza tralasciare l'aromaticità del prodotto che noi andiamo a svapare, perché l'aromaticità del prodotto che andiamo a svapare è veramente ottima, ha una buonissima resa aromatica. Ha un fumo esagerato e tra l'altro è bello fresco come sapore, nonostante i liquidi tabaccosi o altri che possiamo usare. Che dire di questo atomizzatore, che è ben fatto, c'ha veramente delle finiture eccezionali. Il cap superiore con questa zigrinatura che evita che ci si apra tutto insieme, non piscia se non per il fatto che noi sbagliamo il refill o comunque ci dimentichiamo del lucchettino che troviamo qua in basso per il refill. Gli attacchi sono precisissimi, la diversa composizione che ne possiamo fare a prescindere o meno dell'utilità si porta molto avanti rispetto ad altri produttori. Io penso che con un atomizzatore del genere possiamo anche dire basta, a meno che non abbiamo l'esigenza di portare appresso una tanica, allora ci può andare molto più che bene. L'unica cosa, purtroppo, dato che questo è un bel po' grande come atomizzatore, succede questo con la maggior parte delle nostre box in dual battery, che ultimamente fanno belle compatte, belle
leggere e maneggevoli, però con un atomizzatore del genere, come potete vedere, escono fuori, non riescono proprio a tenerlo questo atomizzatore, un signor atomizzatore, veramente un ottimo atomizzatore. Ragazzi, altro da dire io non ho, sta bandina che ci regala è poco simpatica e tra l'altro è anche una questione proprio di sicurezza per il nostro Pirex. Già l'ho detto in altre occasioni, ma penso che con questo siamo arrivati al top. Questo penso che sia, se non il migliore, uno dei migliori atomizzatori su piazza oggi. Anche se io sono arrivato un pochino dopo rispetto ad altri a fare una recensione per questo atomizzatore, me lo sono voluto godere fino in fondo prima di parlarvene. Ragazzi, con questo è tutto. Vi invito a iscrivervi al canale, a mettere un bel mi piace a questo video e se avete dei suggerimenti o dei dubbi non lasciatevi scappare l'occasione di commentarmi sotto al video. Ragazzi, con un'ultima svapata io vi saluto e come al solito, se ti piace, svapa!